Buonasera, benvenuti al focus di approfondimento Real Estate The Question Mark for the Future. Con noi Fabio Panzeri, Chief Operating Officer di Prelios Group. Buonasera Fabio. Buongiorno, buongiorno, buongiorno Massimo, grazie di avermi ospitato. Sappiamo che Prelios è uno dei principali servicer per le operazioni di GACS. Ci sono delle differenze nella gestione di questa tipologia di portafogli rispetto agli altri? Allora, partiamo dal dire che i portafogli non sono intrinsecamente diversi da qualsiasi altro portafoglio, né per tipologia di garanzie, né per tipologia di sottostante, né per tipologia di borrower. Quello che è forse un po' differente è il modo in cui sono strutturati rispetto a investimenti tradizionali private equity all'interno di portafogli non performing. Io faccio magari il parallelo con la mia esperienza di gestione di portafogli non performing o UTP nell'ambito di jurisdiction come Irlanda, Spagna, Portogallo, Grecia. In quel caso gli investimenti sono dominati da investitori di private equity che investono direttamente in questi portafogli, non attraverso una struttura tipo GACS. E la loro gestione è caratterizzata da, uno, essere molto presenti e molto orientati al risultato e molto presenti anche con il service. E secondo, ad avere anche l'attitudine ad avere un atteggiamento molto proattivo nella gestione, soprattutto quando è un debito secured, e quindi anche prendere attivamente la gestione dell'asset. Ecco, in questo forse le GACS hanno qualche differenza, nel senso che per quanto riguarda il primo tema, il servicer deve resistere dalla tentazione di essere esclusivamente un outsourcer di attività giudiziali. Da questo punto di vista anche il regolatore si è molto focalizzato attraverso quei trigger di underperformance, ma secondo me il service deve proprio interpretarsi come l'investitore o il principal di questo, o il rappresentante dell'investitore del principal di questo portafoglio. E questo deve essere fatto attraverso delle assunzioni mirate di professionalità che siano non soltanto giudiziali, ma che siano in un certo senso di loan management e asset management, e poi mettere in piedi tutta una serie di meccanismi di gestione, di monitoraggio, di steering e anche di incentivazione, tale per cui il servicer possa essere effettivamente il principal di questo portafoglio. E quello secondo me fa la differenza tra un servicer di successo e un servicer di minor successo nella gestione delle GACS. E noi devo dire che siamo, penso, riusciti bene ad interpretare questo ruolo. La seconda parte è la gestione attiva del portafoglio. Mentre magari in altre giurisdizioni è più facile avere del rioco, sappiamo che sulle GACS è una cosa abbastanza articolata e complicata che è riuscito poco. E qui anche qui il servicer deve essere in grado di sopperire a questa differenza. Da un lato sfruttando il mercato secondario, e quindi sfruttando il mercato secondario per trovare il best owner di quello specifico credito che ha magari un sottostante real estate che può essere comprato da qualcuno che ha una strategia rioco e può essere in grado di valorizzarlo al meglio. La seconda parte invece è, ove non fosse possibile, trovare delle soluzioni creative e quindi ci vuole una fortissima matrice real estate di comprensione dell'asset, e soluzioni creative devono passare ad esempio attraverso accordi con il debitore o con la procedura in cui parte degli incassi derivanti dalle vendite vengono non distribuite al creditore ipotecario, ma messe a disposizione per finire ad esempio i lavori, tipico di un cantiere incastrato, con un servicer che ha un ruolo di garante e di gestore di questo processo per migliore valorizzazione dell'asset. Questi secondo me sono i due aspetti un po' strutturali più rilevanti nella gestione di successo delle GACS. Una delle asset class di riferimento per il gruppo Prelios è quella degli UTP, esposizioni a likely to pay, per le quali abbiamo visto anche che alcuni dei benefici, quali ad esempio le moratorie, non sono stati applicabili. Con riferimento a quelle in particolare che hanno garanzie immobiliari, quali sono le prospettive per i prossimi mesi? Certo, no, allora noi siamo stati sicuramente dei pionieri con l'operazione che abbiamo fatto l'anno scorso nella gestione degli UTP. Abbiamo un punto di vista privilegiato gestendo circa 10 miliardi di UTP, metà real estate e metà corporate all'incirca. Parto dal dire che un ruolo fondamentale nell'ambito della gestione UTP è quello di discernere chi ha la chance di salvarsi, chi ha la chance di essere ristrutturata e tornare in bonus, da chi invece quella chance non ce l'ha.
Da questo punto di vista, nel primo semestre dell'anno, alla fine la performance dei nostri portafogli OTP è stata in linea con le attese di budget e siamo riusciti anche a portare in bonus circa 200 aziende. E questo è molto importante perché la gestione di OTP ha una valenza non soltanto di gestione e di performance del portafoglio, ma anche una valenza anche sociale, in cui ho il ruolo di identificare le aziende che si possono salvare e fare di tutto per poterle salvare è proprio un ruolo sociale a supporto del sistema economico del paese. Dicevo, la prima parte dell'anno è andata bene, la verità è che il momento critico sarà nella seconda parte dell'anno, in cui le moratorie che sono state concesse, anche se non necessarie per legge, ma di fatto necessarie nello stato dei fatti, sono state concesse a questi borrower, arriveranno a un punto in cui finiscono e bisognerà negoziare il nuovo piano. E quindi è molto importante da questo punto di vista che i borrower e i servicer abbiano interpretato questo momento, non soltanto come uno iato, una payment holiday, ma come un momento in cui predisporre dei nuovi business plan credibili. A quel punto sarà fondamentale per tutti i borrower, ma soprattutto per il real estate, identificare i piani di ristrutturazione credibili da quelli non credibili, e quelli credibili molto spesso richiederanno nuova finanza. E quello sarà un po' il nodo chiave della gestione. Prestatori di liquidità di emergenza in questo momento non ce ne sono molti, le banche fanno fatica a fare questa attività anche per non peggiorare ulteriormente il proprio NPE ratio e quindi bisogna trovare delle soluzioni creative ad attrarre capitali. Soluzioni creative ce ne sono, noi siamo stati un esempio nel fondo QV che abbiamo fatto insieme ad Anco, in cui associamo il nostro ruolo di gestore professionale del real estate e quindi della capacità di trarre il miglior valore dall'asset con un ruolo di prestatore di nuova finanza di Amco. Però c'è un'opportunità grande all'interno di questo momento, perché se leggiamo i giornali, in generale grandissimi fondi internazionali hanno raccolto nel giro di pochissimi mesi 40-50 miliardi destinati a investimenti di stressed corporate real estate. Penso a Bain Capital, KKR, Carlyle, Apollo, Oktree. E sarebbe un peccato che non riuscissimo ad attrarre parte importante di questi investimenti in Italia. Quindi quella secondo me è un po' la sfida della seconda parte dell'anno. Venendo alla conclusione, non possiamo esimerci dal fare i conti con la nuova ondata di crediti non performing attesa per i prossimi 12-18 mesi, in un range che è stimato da PwC tra i 60 e i 100 miliardi di euro. Dal punto di vista di Prelios come osservatore privilegiato, l'industria del credit management è pronta per affrontare questa valanga? Ma io farei un distinguo, nel senso che, come dicevi giustamente, si stima tra i 60 e i 100 miliardi. Poniamoci a metà e diciamo 80, di questi probabilmente saranno circa 30 NPL e 50 UTP. I 30 NPL vedo relativamente pochi problemi, nel senso che è un industry che nel corso degli anni è molto cresciuta e si è molto sviluppata. Ci siamo noi, ma ci sono altri bravi servicer, e quindi il mondo degli NPL è un mondo che probabilmente sarà, anche per tempistica, in grado di affrontare meglio l'incremento della necessità di ulteriore capacità produttiva nella gestione dei crediti deteriorati. Il vero punto di domanda è la parte degli UTP, perché questi 50 miliardi sono una massa molto importante e sono una massa che sarà costituita sia da grandi aziende, ma anche da molte PMI. E qui ci scontriamo con il bias culturale che c'è stato fino adesso, in generale, nella gestione degli UTP in Italia, per cui chi come te ha partecipato a tanti convegni si è sempre sentito dire l'UTP è molto diverso, lo si può gestire solamente in una logica single name e quindi una gestione industriale non è possibile. Quindi sono stati fatti pochi anche investimenti nella capacità di servicing di queste masse, sia dalle banche ma soprattutto dai servicer. Secondo me, secondo noi, c'è la possibilità invece di gestirli in maniera professionale e industriale. Ossia mettendo insieme dei team che abbiano delle professionalità, dei processi e dei sistemi che siano in grado di gestire grandi massi di UTP. Noi, francamente, credo che ne siamo un esempio, perché in breve tempo abbiamo messo in piedi un team di 150 persone dedicati esclusivamente alla gestione di UTP, che siamo andati a pescare non dalle tipiche
professionalità NPL, ma cercando di essere creativi, quindi pescando da Big Four, boutique di advisory, fondi di private equity, rimpatriati dopo esperienze di investment banking a Londra, che hanno questa attitudine nella gestione delle ristrutturazioni. E a questo abbiamo associato un post investimento in sistemi e data analytics con dei workflow management tool che permettono a questi gestori di gestire anche volumi grossi di NPL e di UTP, scusa, e togliendo quelle attività più manuali, ma lasciandoli concentrare su quello che è l'attività a valore aggiunto, sia la negoziazione e l'identificazione della miglior strategia di ristrutturazione. Quindi è una grossa ondata di volumi. La parte di NPL, secondo me, è più facile da digerire. La parte di UTP bisogna fare un po' un shift del paradigma di gestione e passare dalla presunzione che si possa gestire solamente come single name, quindi pochissimi numeri, a invece investire per poterli gestire in maniera industriale, come un po' stiamo facendo noi. Perfetto, grazie mille, tutto molto interessante. Avete visto il focus di approfondimento Real Estate Question Mark for the Future con noi Fabio Panzeri, Chief Operating Officer di Prelios Group. Grazie a tutti, arrivederci Fabio. Grazie mille, grazie a voi.